Il tuo 77. Il mio 77. Viaggio in Italia, in America, Londra. Per me soprattutto l'anno di... è l'anno di Bologna a Pasqua, diciamo, quando per caso sono capitati questi eventi a Bologna, non di guerra civile, però quasi, era veramente un momento, e per me era molto forte perché era prima volta, come dico nel film Bologna Centrale, io nel 68 ero molto piccolo, dunque non ho visto nulla. Qui a Bologna ero veramente nelle strade tutto il giorno a guardare i palazzi occupati, era come una scoperta veramente forte. E poi soprattutto ho avuto questa occasione, sempre per caso, di scoprire New York. Stesso anno era veramente due mondi molto diversi, quello di Bologna, che anche se era, l'ho visto dopo, un movimento molto particolare, molto nuovo a un certo punto, sembrava legato un po' al passato, diciamo, marxista dell'Europa, era ancora tutta questa retorica. E a New York era qualcos'altro, era veramente l'arrivo di forme nuove nell'arte, nella musica. Dunque c'erano le due cose che per me hanno stato come una iniziazione al mondo dell'arte, però l'arte nelle sue dimensioni diverse. Le nuove visioni. Anche se a questo momento per me la vita, diciamo, amorosa era ancora un po' esitante, non ero molto sicuro di me, però ero molto curioso, dunque, di vedere questa rottura nelle forme, sai, per esempio di vestire a Bologna o a Parigi era ancora un po'... sai, jeans, capelli lunghi, e a New York e Londra era già capelli molto corti, mettere le cravatte, sai, giocare con i segni, e questo era molto nuovo per me. Quando sono tornato a Parigi andavo per le strade e vedevo altri giovani come me che si vestivano un po' come negli anni 50, sai, e era come se la città era in nero e bianco e c'era qualcuno in colore, e ci vediamo, anche quando andavo all'università per prime volte, si vedeva queste persone che erano ancora nel mondo di prima e quelli che... Non so se si era nuovo, però era una rottura veramente, è molto legata anche all'omosessualità, perché è anche il periodo dove aprono i primi club che erano gay ufficialmente, e anche gay e di moda, perché anche i non gay volevano andare lì, perché era il posto dove si... Dunque era un cambiamento in tutto, anche nella moda, nel modo di apparire nel spazio pubblico, che era molto cambiato, e questa idea un po' di ironia, di gioco con i segni, con le forme, che erano come una liberazione. Si pensa a questa pressione politica della sinistra, diciamo, tradizionale. Era veramente, sì, un po' l'apparizione del queer, diciamo, però non era ancora formulata la cosa. Dunque tutto questo era legato a quest'anno del 77.